Ce la faranno i nostri eroi. Eccoci qua, vedi. Seduto qui. Qui, seduto qui. Ok. Tu, butta qua. Allora, iniziamo ora a dire gli ingredienti. Sì. Questa, aspetta, pizza di formaggio con prosciutto cotto. Vabbè, ma dai un nome, no? Che pizza di formaggio con pizza al formaggio di scuopole di luna. Va bene, ok. Allora, gli ingredienti: due uova. Del prosciutto cotto, no. Fermate. 50 grammi di pecorino Nino. E 50 di formaggio misto. Nino. Un etto di dadini di prosciutto cotto, 50 grammi di groviera tagliata sempre a dadini, un pizzico di sale, latte, un bicchiere, 150 milioni millilitri. E 250 grammi di farina. Di farina, sì. E per ultimo, lievito del pizzaiolo. Il lievito del pizzaiolo. In più ti hanno regalato anche quei grattacheche lì, no? Bello, bello. E anche questo. Bello, quello per mettere il zucchero. Il sale, il sale. Messo il sale. Bravo, io oggi mi serve brava, il sale. Sono brava. E andiamo allora. Okay. Prima ci si fonde il lo sbattitore. Va benissimo. Le uova. Tanto me ne hanno comprato un altro, eh. Grazie, grazie. È stato il compleanno di Mary, eh. Di anzi, di pelle di luna. Ha fatto 12 lune. Sì. Voilà. Un pizzico di sale. E con un pizzico di sale e la pillola va giù. Poi mettiamo il parmigiano. Che hai detto quanto? Pecorino 50 e 50 dell'altro. Un etto, diciamo. Un etto, poi uno fine fa. Fanno 100. Certo. Poi. E adesso mettiamo. Giriamo. A battere. Prima che si fonde. Tu lo sai, Mary, intanto che ecco, prima che si fonde, l'odore è già quello, già l'odore diffuso, che Mary da qualche settimana è sul nostro sito sposa7giorni.it in un angolino a parte dove potete rivedere tutte le ricette della Mary. Meno perché male. Ormai sei famosissima, sì, eh? Sì. Lo però sappiamo. Guardate solo le ricette. Mamma mia, Mary, questo non ci arriva alla fine della cosa, Allora non riusciamo a sentire neanche l'odore del parmigiano. Perché questo ordigno sta per esplodere, come successe l'anno scorso, e sentiamo questo odore di fegatelli. Silenzio. Un pochino di latte. Un pochino di latte, eh? Dai, faccio io, dai. No, ci devo mettere adesso il lievito. Quello famoso. Adesso è il momento del lievito. Ah, che tu fai quella misticanza. Sì. Ecco, questo qui è uno dei segreti della riuscita dei dolci o dei salati, come in questa occasione, di Mary Pelle di Luna. Spelle di luna. Ecco, mi hai messo una penna su un occhio, ma va bene lo stesso. Ce la vorrei. Ma dopo ci possono prendere sul serio, noi che ci vedono così. Sembriamo Wanda Marchi quando vendiamo le cose. Prego, via. Dai, faccio io. Eccolo, Signori, state per assistere all'esplosione in diretta. Dell'ordigno. Basta, adesso inizia con la farina. E via, adesso lo fa io, dai. Farina quanta, Mary? 2,50. Ecco, stiamo a 125. 180. Me danno là fuori, aspetta. Sempre più odore di fecatello. Quando dai, sei rimasto? Tutto, mettila. Apriamo? Sta bollendo, eh. È il momento tanto atteso, Mary. Aggiungiamo dadini di formaggio, groviera, ho messo io. Sì. E il prosciutto. Prosciutto cotto sempre 100. Un etto, sempre 100 grammi. Senza polifosfati, Senza polifosfati aggiunti né olio di palma. Né olio di palma, esatto. Senza glutine. E senza glutine e senza olio di gomito. Chissà che ce la mangiamo allora. E senza acciughe. Senza maiale. Beh, qui però ci potrebbero stare bene. Ci potrebbero stare anche le acciughe, il tocco così, quello che porta un po' alla personalizzazione, insomma. Ecco qua, la misticanza è pronta, diciamo che il composto c'è, no Mary? C'è.
Porta, adesso le patatine? Ah no, perché ho visto che andavi qui. Allora, prendiamo qua, il contenitore, una cassaruola stretta e longa. Tipo plum cake, facciamo. Via. Tipo plum. Madonna, me ne sei evoluta proprio. L'inglese io... Allora, intanto che tu stai mescendo, il successo della crescionda con la menta, Mary, non si discute. No, ci hanno fermato tantissime persone che prima di tutto non sapete com'era. Ecco. Io dico che ne sono, assaggiare solo un metro quadrato per cui... E poi tutti a dire di questa, qualcuno che ci ha provato, insomma, bravissima. Ecco, bravissima, bravissima, bravissima. Abbiamo scoperto un vero mestiere della Mary, eh. Infatti, insomma, lei c'ha la pizzeria, per cui insomma, E ecco qua, a questo punto inforniamo. Allora, in forno 170 per 45 minuti. 170, 180, ecco. Dipende sempre dai forni. Certo, abbiamo... noi abbiamo quelli uguali. Non sono tutti uguali. 45 minuti. Non tutto il forno viene per cuocere, eh. Ok. Adesso e adesso arrivederci, ci vediamo qui tra 45 minuti esatti per mangiare, per sentire com'è. Bellissimo, ci siamo, eccola qua, non resta che tagliarla ma soprattutto assaggiarla. Però l'altra volta ci si è sfocata l'immagine, no? E ci è saltata quella del Giovanni che se ne è mangiata, che abbiamo fatto l'altra volta, mi ricordo, la crescionda si è mangiata quasi 40 centimetri quadrati e adesso invece oggi vedremo di regolare meglio la telecamera, ma intanto anche il culetto, come si dice, fuori il culetto, che a me tardo mi piace più di tutti, va bene? Va bene, ecco, se si rompe così non vi preoccupate, si mangia lo stesso, eh. Ecco, poi faremo a parte un corso di taglio cucito perché... No, potete comprare anche i coltelli. Ah, va bene. Allora, assediamoci però. Anche perché c'è un discorso anche di aperitivo, perché va benissimo anche come apericena, no? Certo. Pronti, assaggiamo. Una crescionda così, non è crescionda, buonissima, veramente buonissima, morbida, si sente il formaggio e ci dà questo odore pasquale, possiamo dire, buonissima, brava Mary, grazie a tutti, grazie a Toro Seduto, grazie, solo il Toro Seduto perché già facciamo io, le scuole di formaggio, dico pelle di luna, buonissima, ma adesso anche l'aperitivo. Grazie. Prego. La salute. Salute. Cin cin, buonissima. Buon carnevale a tutti. Carnevale. E che ho, di sabato e domani andiamo a sfilare, Mary. Certo. Da così, me. Così io e lei sul carro poi quello che abbiamo visto in San Giacomo dei cowboy, no? A posto. Danno la caccia a noi indiani, ma va bene così. Salute a tutti. Grazie. Auguri. Buon carnevale.